Primi giorni, o perlomeno molto popolare da pochi giorni, si chiama Rino Gaetano. Ciao, ciao. Non è che prima non eri popolare, però insomma dopo Sanremo, sai che Sanremo, eh? Poi la canzone era fortissima, devo sempre dire. Sempre seguito Sanremo. Sì, poi d'accordo, Mattia Bazar era già un gruppo stabilito. Questa bravissimi, lo sappiamo tutti. La ragazza Oxa è uscita fuori perché era un personaggio diverso, la divertente, valigia, punk, Ital punk. Era una panchina pure lei. Una panchina, già detto, mentre Rino Gaetano è uscito fuori con la canzone questa Gianna. Molto carini quei ragazzi che facevano le mosse così. Ti piace. No, mi piace, figurati. Se no non ti avremmo neppure invitato, tra l'altro. Senti, però Non ho pagato. No, credo di no, poi vediamo. Senti, no, invece volevo dire, questo testo della tua canzone è un testo diverso, diciamo, è un testo che forse non vuol dire niente. Però ha funzionato. Come no? È un gioco non senso di distruzione del testo. La distruzione del testo la faceva Majakovskij, Ionesco. Sì, io eviterei queste citazioni così imponenti, forse, perché Ionesco, Majakovskij. Allora lasciamolo un po' sull'ambito del tartufo, l'ufo. In fondo il tartufo è un ufo, peggio dell'ufo. Perché sì, perché fa rima. L'hai messo tartufo perché faceva rima con ufo, o viceversa. No, dai, diciamo, non si trova, è un ufo terrestre. Sì, sì. Senti, no, io volevo dire, secondo te questo nuovo filone, se sarà un filone, cioè della canzone nonsense, la canzone che non vuol dire niente, potrà soppiantare i vari filoni fino adesso? No, assolutamente no, perché è un altro spicchio di pubblico, un altro spicchio di modo di fare le canzoni, un'altra fetta della torta, quindi credo che non invado nessuno. No, però la canzone, diciamo, politica, si chiamava I cantautori politici, forse sono un po' in ribasso, probabilmente, non lo so. Ma forse perché la politica che è in ribasso? No, questo è duro dire, fermare una cosa del genere. Poi c'è stata la canzone normale d'amore che ci sarà sempre, credo, nel mondo. Sì, ma secondo me tutte queste cose qui possono coesistere una con l'altro senza darsi fastidio e senza che una sopprima l'altra. Secondo te non è che verranno tutti i cantautori nuovi, che tutti con parole stranissime, surrealiste, tutti come le tue, col tartufo, useranno altre cose, pomodori. Risotto, vabbè, comunque la canzone è molto carina, complimenti, auguri, so che va fortissimo. Beh, speriamo bene. Ciao, Rino Gaetano.